Ben ritrovati i nostri telespettatori, un nuovo appuntamento con Benessere Time in cui torna a trovarci il dottor Bruno Ciaramella, che ringrazio per aver accettato un nostro nuovo invito. Grazie dottore per essere con noi anche grazie questa volta. Grazie per avermi rinnovato l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Bene, con il dottor Ciaramella oggi affrontiamo un argomento che anche questa volta suscita interesse e che vale la pena di conoscere e quindi di saperne di più. Parliamo di PNL, ovvero di programmazione neurolinguistica, di cui tanto si sente parlare, però di cosa si tratta è la prima domanda che le faccio. Cosa si intende per PNL? Dunque, una delle cose più difficili della PNL è definirla. Esistono infatti numerosissime definizioni proprio a tradire la difficoltà di sintetizzare in una frase questa tecnica che è di straordinario interesse e anche molto giovane. Possiamo dire che innanzitutto la PNL è una tecnica con la quale è possibile utilizzare la mente in modo più funzionale, più efficace rispetto ai bisogni che vogliamo ottenere. Possiamo anche definire la PNL come una tecnica con cui noi possiamo insegnare alle persone ad ottenere determinati risultati semplicemente reagendo in modo diverso ai diversi eventi della vita. Della vita, perché la PNL può essere applicata a tutti gli aspetti del vivere, tant'è vero che è chiamata anche la tecnica dell'eccellenza, ossia una serie di tecniche che, applicate nei vari campi della vita, consente a ognuno di raggiungere il massimo delle abilità, il massimo delle prestazioni. Ma quindi, dottore, parlando di programmazione neurolinguistica, quindi mi soffermo su questa parola, programmazione, è come se noi in un certo senso, programmando la nostra mente a vedere le cose, a reagire alle cose in un determinato modo, possiamo anche cambiare la nostra vita. Bravissimo, posso? Ma si vede così ha studiato l'argomento. Ho improvvisato un po' questa domanda. Sì, è giusto, sì, in effetti. È la programmazione, il termine programmazione, sì, che mi incuriosisce. Ok, molto. Allora andiamo con ordine così, sì, riusciamo a capire meglio, perché come dicevo prima è una metodica estremamente recente, molto anche molto dinamica, tant'è vero che ogni anno si arricchisce sempre più di tecniche e quindi anche di aspetti conoscitivi. È recente perché è nata fondamentalmente negli anni 70 in California ad opera di due autori che non avevano nulla a che fare l'uno con l'altro. Abbiamo Richard Bandler, che è un matematico ancora vivente, un matematico informatico, e poi John Grinder, che invece è un linguista. Queste due persone notarono che c'erano alcuni specialisti in determinati campi che erano particolarmente bravi e avevano dei successi incredibili con i loro clienti rispetto ad altri terapeuti che, per esempio, non riuscivano ad ottenere gli stessi risultati. Si chiesero perché queste persone sono così bravi e riescono sistematicamente ad ottenere dei risultati eccellenti. E quindi da lì partì una sorta di studio su queste persone, che ha portato poi così allo sviluppo e alla creazione della PNL. Perché questo termine così complesso, programmazione neurolinguistica? Bene, la parola programmazione è stata introdotta da Bandler, che, essendo un informatico, vide la somiglianza tra il funzionamento del cervello e quello del computer. In effetti, la parola programmazione si riferisce a come il cervello elabora, processa i dati che provengono dall'esterno, e attraverso questa elaborazione noi poi diamo un significato a questi dati e creiamo degli schemi di pensiero, creiamo un nostro modello del mondo da cui poi derivano i comportamenti. Il punto qual è? In che modo la PNL può intervenire in questa programmazione? Beh, in modo molto semplice.
Questi comportamenti, che sono il risultato di come noi elaboriamo i dati, possono essere utili o non utili, cioè possono essere funzionali o disfunzionali. Un comportamento disfunzionale è quando, per esempio, io non mi reputo all'altezza di superare una prova, oppure mi sento incapace di gestire una relazione, oppure non mi sento adeguato nel rapporto con il mio capo o semplicemente in un gruppo di amici. Un comportamento invece di tipo funzionale è quando io mi sento vincente, è quando so di poter affrontare qualsiasi prova, è quando so di poter attingere delle risorse che ho anche di fronte a problematiche nuove. Quindi vediamo che a seconda di come elaboro i dati posso avere dei comportamenti assolutamente diversi. Ma quindi, come sentirsi vincente? Ecco, visto che lei parlava di... con questo però andiamo troppo avanti. Sì. Bisogna prima spiegare arrivarci alcuni passaggi, altrimenti perché questo poi è il cuore della PNL, sì. Cioè quali tecniche utilizzare per rimuovere le idee limitanti, i comportamenti non funzionali e sostituirli con un comportamento invece funzionale, quindi le idee vincenti. Okay. Ecco, la PNL è tutto qui. Quindi con la PNL, dicevi, io posso rimuovere, eliminare le idee limitanti, i comportamenti non funzionali e sostituirli con comportamenti invece più adeguati rispetto all'obiettivo e ai miei bisogni. Poi abbiamo la seconda parola, la neuro. Neuro si riferisce a tutto ciò che ha a che fare con il cervello, quindi il sistema nervoso, vale a dire il substrato anatomico, la struttura anatomica in cui questi dati vengono elaborati. E, quando parliamo però di cervello, di sistema nervoso, dobbiamo intendere anche gli organi di senso, quindi la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto, insomma tutti e cinque gli organi di senso. Perché questi sono importanti? Perché rappresentano le porte attraverso cui il mondo esterno entra dentro di noi, quindi rappresentano, se vogliamo, anche dei filtri, perché noi non facciamo entrare tutto il mondo esterno, una parte di questo mondo interno entrano. Tutti questi dati poi vengono, come dicevo prima, nella programmazione, vengono programmati, cioè vengono elaborati e creiamo uno schema di pensiero che poi è il mondo interno, cioè come noi interpretiamo il mondo esterno. Questi dati. Quindi, come dire che è reale ciò che noi rendiamo reale dentro di noi? Due persone che guardano lo stesso evento lo vivono in modo assolutamente diverso. Se noi due osserviamo un tramonto e poi lo raccontiamo a una terza persona, descriveremo due tramonti completamente diversi, perché i dati che noi filtriamo, e poi vedremo come li filtriamo, sono diversi, e il modo in cui li elaboriamo sono diversi, il modo in cui li esprimiamo sono diversi. Il punto è che noi veniamo sommersi da una quantità enorme di dati. Si dice, non so come l'abbiano fatto a calcolarlo, ma si dice che per ogni secondo ci sono 2 milioni di dati che il cervello elabora. Noi ovviamente saremmo sommersi da questa mole enorme se non ci fosse una sorta di filtro. E il filtro è rappresentato da tre tecniche che noi inconsciamente utilizziamo e con le quali appunto filtriamo queste informazioni. E sono tre tecniche, sono la generalizzazione, la cancellazione e la distorsione. Cosa significa generalizzazione? Significa che ogni volta che vedo una porta non mi chiedo che cos'è, a cosa servo e come la devo utilizzare, ma generalizzo l'oggetto, lo metto negli oggetti catalogati come porta e so già che mi devo avvicinare, prendere la maniglia e aprirla. In questo modo io moltissime informazioni le cancello, non mi servono più, quindi una cosa ridondante la rendo molto semplice. Si capisce la generalizzazione quando mi avvicino a una porta battenti. Io sono abituato per esempio a quelle scorrevoli e non riesco ad aprirla, devo rielaborare i dati, quindi rimetto tutto in discussione e poi riesco ad aprirla. Ecco, questo è un esempio di come si può intervenire sulla generalizzazione. Un esempio molto poi divertente è quello per esempio della distorsione. La distorsione significa che io do ad un evento un significato. La PNL è molto utile in questi casi. Faccio un esempio. La ragazza dice vicino al fidanzato: non mi ami perché io parlo e non mi ascolti. Quindi questa ragazza presume che il fidanzato non lo ama perché non presta attenzione, distorce. Quindi lega l'amore al prestare attenzione. Esatto. Allora, un consiglio per i ragazzi che sono tartassati da questa problematica, perché è frequente questa lamentela. Bene, come i ragazzi possono smontare subito, con l'aiuto della PNL, questo tipo di obiezione? Beh, con una domanda molto semplice, la PNL fa domande. Beh, cosa vuoi dire, cara? Che tutti quelli che ti ascoltano con attenzione ti amano?
Oppure ancora, l'unico modo che ho per dimostrarti di amarti è di prestarti sempre grande attenzione quando parli? Ecco, con queste, che sono un esempio ovviamente così sì, grossolano, certo. Però fa capire come la PNL, che funziona a livello di linguaggio, perché ricordiamo che la tecnica della PNL è una tecnica di linguaggio fondamentalmente, può, agendo a livello di come io generalizzo, come cancello e come opero una distorsione sui dati che ricevo, posso elaborare dati di maggiore qualità e quindi posso ottenere una rappresentazione del mondo più funzionale ai miei bisogni. Quindi questo ci aiuta anche in un certo senso a non emettere continuamente giudizi sugli altri, avrà pensato, allora perché io ho fatto così, quella persona chissà cosa penserà, oppure perché una persona si è comportata in quel modo, vuol dire che evidentemente aveva in mente come fare il processo un po' alle intenzioni. Sì, giusto. Quindi ci aiuta a liberarci anche da questo handicap. La PNL aiuta ad essere un po' più neutri o se vogliamo essere un po' più ecologici, perché la persona esperta di PNL sa che non esistono delle rappresentazioni interne giuste, cioè il mio modello del mondo non è migliore del suo o di qualcun altro, è il mio modello del mondo. Se io voglio comprendere bene una persona, devo limitarmi ad accettare il suo modello del mondo. Se poi io voglio far comprendere il mio modello o voglio far comprendere una mia idea, entro prima nel suo modello del mondo e poi lo aiuto ad entrare nel mio. Diciamo che è una tecnica. Questo è un po' il mettersi nei panni di. Bravissima, in questo senso. Esattamente, significa mettersi nei panni di, e lo si fa con una serie di tecniche anche piuttosto semplici. Che cosa sta pensando questa persona? Perché pensa così? Come posso entrare nel suo mondo e come posso io poi fargli capire il mio mondo? In questo modo i conflitti diventano molto più semplici da gestire. Anche nella risoluzione di un conflitto è come se dovessimo metterci prima nei panni dell'altro, cioè capire che cosa abbiamo fatto noi, capire cosa ha provato l'altro quando noi abbiamo agito, parlato in quel modo, e poi cercare di vedere un po' la situazione dal punto di vista di un osservatore esterno che guarda un po' dall'alto entrambi e cerca di mettersi un po' nei panni di... I conflitti nascono perché si usano rappresentazioni diverse dello stesso problema. Uh-huh. Se noi usiamo canali comunicativi diversi, non riusciremo mai a comprenderci. In PNL si parla di modalità visive, auditive, cinestesiche. Ci sono persone, per esempio, che si rapportano con il mondo esterno soprattutto attraverso la vista, altre attraverso l'udito, altre attraverso le sensazioni fisiche. Io non potrò mai entrare in perfetta sintonia con un uditivo facendogli immaginare come sono belli i colori del tramonto, piuttosto gli darò un'idea dei suoni che sento quando il mare si infrange sugli scogli o il rumore delle foglie che vengono agitate dal vento. Cioè bisogna entrare in sintonia, si dice, in rapport con l'altra persona. E lei poi anticipava anche un altro argomento molto importante, che a volte è la nostra reazione ad un evento che determina le nostre sensazioni, le nostre emozioni circa quell'evento. Sì, giusto. Ci può spiegare un po' meglio? Sì, ci faccia qualche esempio anche. Sì, perché... questa è una delle tecniche base della PNL per gestire alcune problematiche. In effetti, se noi consideriamo la reazione in senso un po' più ampio, vediamo che c'è sempre un evento rispetto al quale c'è una nostra reazione e poi c'è un risultato. Bene, ci sono alcuni eventi che non dipendono da noi. Per esempio, se noi facciamo un viaggio in auto, facciamo un incidente stradale, possiamo avere reazioni completamente diverse. Io posso uscire dall'auto tutto arrabbiato perché la macchina è stata distrutta, quindi mi avvento contro all'altro automobilista, divento nervoso, anche violento. E al limite lei, per esempio, esce addirittura contenta dicendo: mio Dio, per fortuna non ci siamo fatti niente, meno male, meno male. Quindi abbiamo reazioni completamente diverse, eppure l'evento è stato lo stesso. E il risultato è diverso. Io sono nervoso, arrabbiato, irato, lei invece è tranquilla, possiamo dire anche serena. Quindi cosa significa questo? Significa che il risultato di quello che abbiamo nella vita non dipende tanto dall'evento, che non possiamo controllare, ma dalla nostra reazione. E sulla reazione possiamo lavorarci molto, lì possiamo, attraverso una ristrutturazione degli eventi stessi, possiamo dargli un significato e quindi avere un risultato più utile o più funzionale rispetto ai nostri obiettivi e ai nostri bisogni.
Quindi mi sembra di capire che la PNL è fondamentale anche nel realizzare i nostri sogni, nell'essere la migliore versione di noi stessi. Assolutamente sì. Una definizione infatti di PNL è la tecnica per raggiungere l'eccellenza. Paradossalmente io potrei dire che la PNL non serve tanto a chi sa fare bene una cosa, la PNL serve a chi vuol fare benissimo una cosa, perché la PNL è in grado di far emergere in ogni persona, come dire, le abilità più alte, più sofisticate, di cui quella persona è capace, sia perché, ha queste abilità, oppure se non ce l'ha, può coltivarle attraverso una serie di tecniche, possono essere addirittura installate e quindi, si può esprimere al massimo quella che è la potenzialità di Quindi quella scoprire i persona propri per quella. talenti in un certo I propri senso. talenti e diciamo che la PNL, dove c'è un cervello che funziona, si può applicare la PNL e quindi la PNL si può applicare allo sport, si può applicare nel campo della comunicazione, a livello aziendale, nelle vendite, in campo sanitario, a livello relazionale. Ecco, dicevo, dove c'è un cervello che pensa, si può applicare la Dottore, lei PNL. prima usava un termine, installare, si può installare un'abilità, che cosa Sì, si intende? sembra un termine un po' Visto che pericoloso parliamo in di realtà. programmazione, quindi di Sì, mente, esatto, di sì, così computer. come si installa un programma nel computer, si può installare, diciamo, un comportamento, attraverso delle tecniche molto semplici, ma che utilizzano sempre le parole, perché lo strumento che utilizza la PNL è fondamentalmente il linguaggio, e che poi è la terza parte di quella famosa sigla programmazione neurolinguistica, dove linguistica significa che io attraverso il linguaggio posso cambiare la rappresentazione interna che una persona ha del mondo e quindi modificare il comportamento. E modificando il comportamento, modificare quindi il mio modo di rapportarmi alle cose e quindi attingere alle mie abilità e ottenere i risultati che desidero. Ho sentito parlare di ancoraggio. L'ancoraggio può essere una tecnica per installare appunto una. L'ancoraggio è una delle tecniche base della Se ci può spiegare PNL. anche di cosa si Ma tratta. guardi, l'ancoraggio lo viviamo tutti i giorni. Se ci fa qualche esempio Sì, anche. allora, l'ancoraggio è questo, è quando ci si alza al mattino, si sente l'odore del ragù e l'odore del ragù ci fa ricordare di quando eravamo bambini. Ecco, questa è un'ancora olfattiva. Io ancoro ad una sensazione, in questo caso olfattiva, un mio vissuto di quando ero bambino. Oppure, sento una canzone, questa canzone mi riporta immediatamente alla mia prima fidanzata perché ho conosciuto quella fidanzata ascoltando quella canzone. Questo è un esempio di ancoraggio uditivo, ma posso avere anche un ancoraggio di tipo fisico. Che cos'è l'ancoraggio? È collegare una determinata esperienza, un determinato vissuto, una determinata sensazione ad un fenomeno, ad un evento che è collegato emotivamente. E quindi così come la mente lo crea spontaneamente, lo possiamo creare anche in modo volontario. Ma quindi, se ho ben capito, questo ancoraggio è uno strumento molto potente della mente perché, ad esempio, azzardo, poi mi corregga lei, in un periodo in cui io mi sento giù emotivamente, psicologicamente, posso ancorarmi a delle sensazioni provate quando magari ho avuto un ottimo, brillante risultato nella mia vita e quindi sentirmi meglio. Ma lei ha studiato PNL però, Potrebbe essere, perché sono un po' sì. incuriosita da No, questo ma è così, argomento. sì, ha capito perfettamente. Si usa, dunque, l'ancoraggio, dicevo, è una tecnica base della PNL ed è una delle più utilizzate. E si usa moltissimo, per esempio, nello sport. Quando uno sportivo, un atleta, si trova in una fase calante durante la gara, se è stato fatto un lavoro di ancoraggio, in un attimo si può richiamare lo stato vincente. Però è un lavoro che si fa a monte questo. Oppure, se io devo sostenere una prova, anche un esame per esempio, io posso ancorare un momento in cui ero molto sereno, molto tranquillo, molto sicuro di me stesso e posso richiamare quell'esperienza nel momento in cui devo sostenere la prova. E quindi spazzare via l'ansia oppure l'ansia da prestazione, insomma, Funziona? assolutamente sì, Sì, quindi certamente, è la vedi che la. base della PNL, Bene, assolutamente. in PNL c'è anche un altro termine che mi piacerebbe insomma ci spiegasse un po'. Quando si parla di timeline, se ci può spiegare che cos'è la timeline e come viene applicata appunto per il benessere complessivo della persona. La timeline è uno strumento straordinario e affascinante della PNL. Con la timeline è possibile risolvere alcuni conflitti che sono stati sepolti, nel passato, sepolti però ancora vivi.
e quindi quelle esperienze del passato che si ripercuotono negativamente ancora nel Che ci presente, rallentano in un certo che ci senso. rallentano, che ci bloccano, che ci alimentano idee limitanti. Per esempio, ho fatto un'esperienza negativa in passato, io rimango ancorato a quell'esperienza passata e tutte le volte che io mi devo confrontare con quell'esperienza, riaccedo a quel fallimento del passato, lo rivivo e quindi io profetizzo quello che sarà un altro fallimento. Con la timeline è possibile rielaborare, ecco, queste esperienze del passato attraverso una serie di tecniche, ripulire, come dire, queste esperienze negative del passato e sostituirle con delle abilità in modo da arricchire anche il passato e poter affrontare il futuro in modo più funzionale, ecco, secondo i propri obiettivi. La timeline si applica anche al futuro, non Timeline, necessariamente. innanzitutto spieghiamo, timeline, linea del Sì, tempo, linea del quindi. tempo. Per quanto in PNL il concetto del tempo non esiste in senso stretto, in PNL noi parliamo di esperienze che vengono collocate nella mente e che noi per comodità colleghiamo tra di loro. Il collegamento di queste diverse esperienze li possiamo proiettare come dire, come un fluire, okay? Come un fluire di cose, e noi possiamo poi viaggiare tra queste esperienze, possiamo immaginare quello che è avvenuto prima di un'esperienza, quello che avverrà dopo un'esperienza, quindi possiamo parlare di passato, possiamo parlare di futuro, possiamo parlare di presente, dello stato attuale, e quindi viaggiando o camminando, o spostandoci da un'esperienza all'altra, possiamo rielaborare queste esperienze diverse in modo più funzionale ai nostri bisogni. Uno degli argomenti che i nostri telespettatori ci sottopongono spesso, soprattutto per quanto riguarda me, perché via chat oppure tramite email mi scrivono e mi propongono degli argomenti, è proprio liberarsi del passato. Noi già ne abbiamo parlato in una puntata precedente, quindi questo è un po' un cruccio e un ostacolo che impedisce a tante persone di riprendere in mano la propria vita e quindi di essere proiettati nel presente e poi automaticamente nel futuro. Quindi nella timeline queste persone ovviamente sono proiettate nel passato, cioè vivono nel passato, è come se camminassero con la testa rivolta all'indietro. Dunque, non necessariamente, io posso essere anche proiettato nel futuro, ma essere rallentato perché c'è qualcosa che mi trattiene. È vero che ci sono persone che hanno la timeline invertita, cioè hanno il passato davanti e il futuro indietro, sono persone, diciamo, incastrate che Esatto, questo non intendevo. riusciranno mai ad avere una progettualità. Ma questo è uno dei casi più semplici da gestire con la timeline, basta mettergliela in ordine. Ma è molto semplice, semplicemente col linguaggio. Però nella PNL non è necessario liberarsi del passato. Quello che è importante è rivedere il passato, rimettere a posto, far rivivere alcune cose che sono venute nel passato, ridargli il giusto significato e poi lasciarlo lì, perché comunque ci sono delle risorse che il passato ci ha insegnato, che il passato ci ha donato, e noi quelle risorse le dobbiamo tenere sempre disponibili. Quindi noi collochiamo la timeline in modo che io posso girarmi e guardarla sempre riguardo al passato per poter attingere tutte le volte che mi occorre a quelle risorse di cui mi sono arricchito, però avere anche un futuro davanti perché io comunque devo progredire. Cioè, come dire, ringraziare il passato per la lezione che ci ha insegnato, tenerne conto, però poi essere, Sì, guardare avanti, guardare, diciamo, esatto. gli spazi ampi che La si parola che prospettano. noi usiamo è gratitudine, essere grati per tutte le esperienze che abbiamo fatto, per quello che siamo, per quello che abbiamo imparato e per quello che ancora possiamo imparare. Quindi un atteggiamento di gratitudine rispetto al passato, di gratitudine per tutto quello che avremo rispetto al futuro. Quindi è fondamentale essere grati perché partendo dalla gratitudine, diciamo un po' come la legge dell'attrazione, che essendo grati per quello che abbiamo avuto, magari possiamo avere sempre di più. Rispetto però alla legge dell'attrazione, siamo noi gli artefici del nostro futuro attraverso un giusto dialogo con la nostra mente. Se Quindi una poi, responsabilità. ma responsabilità relativa, diciamo responsabilità non in senso negativo, responsabilità in senso che ci facciamo carico dei nostri pensieri e di cosa vogliamo avere e di cosa dobbiamo fare per ottenerlo.
Quindi le chiedo, visto che siamo in chiusura, mi dicono che ormai il tempo è scaduto, 30 secondi per rivolgere appunto un pensiero ai nostri telespettatori sull'importanza della PNL, cercando di sintetizzare un po' tutto ciò che abbiamo detto in questa puntata. Quindi PNL, timeline, vedere gli eventi attraverso la nostra reazione, insomma. La PNL è un metodo, è una metodologia con la quale noi possiamo imparare a gestire, a utilizzare in modo più utile, più funzionale la nostra mente, possiamo imparare a parlare alla nostra mente e possiamo imparare a filtrare le informazioni che vengono dall'esterno, selezionando dati di qualità per crearci la rappresentazione del mondo esterno nel modo che per noi è più utile. Può aiutarci la PNL a liberarci dalle idee limitanti, può aiutarci a liberarci dal peso del passato e può aiutarci ad arricchirci di tutte quelle abilità, di tutte quelle capacità che ancora ci servono per essere eccellente in tutti i campi della vita in cui ci interessa essere eccellente. Bene, io ringrazio il dottor Bruno Ciaramella per essere stato Grazie ancora questa volta con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e vi ricordo che tutte le puntate di Benessere Time sono visibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.tstv.it alla sezione Benessere Time. Grazie per averci seguito, arrivederci.